potò trasformare mamma Giulia, figlia Chiara, in elfi. Venite tutti a casa mia che risolviamo il problema. Ma cosa ti è successo? Come cosa? Ti sei trasformato in elfo! Ma io devo fare da mangiare! Guardati dall'alto, in basso, eppure smettila di saltellare! E mi fai venire mal di testa! Oh oh, mi sa che ho sbagliato! Rudolf, guarda mamma elfo che cosa ti ha portato! Ah, non ti piace? Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme! Sì, Federico, sì, tranquillo, sì. Hai già mandato la letterina su Instagram mamma Giulia figlia Chiara? Ok, benissimo. E allora dico a papà Antonio di assolutamente guardare. Sì, no, non ti preoccupare, figurati. Tranquillo, dai, ciao. No, scusami, mi stanno chiamando in un'altra chiamata. Scusami, scusami, in attesa. Sì, pronto? Bene, questo è fatto. Ok. Ok? Ok, 750 camion con la PlayStation dentro. Poi, in che senso 750? 750 camion con PlayStation dentro. Ok. Quindi sono 7500 PlayStation. 7000? E 500 PlayStation. E 500? Play. Ok. Poi, allora Diego, 200 macchinine telecomandate, via, con 150 pupazzi. Allora, vai Chiara, tu, 1000 peluche. Sì, ciao Rebecca. Sì, sono mamma Giulia, assistente personale di Babbo Natale. Ciao, piacere di conoscerti. Sì, la puoi mandare direttamente mamma Giulia figlia Chiara Instagram. Ok, va bene. Casa delle bambole. Ah, fai una cosa Rebecca, in questo momento non posso parlare perché ho in attesa un'altra chiamata. Ci sentiamo dopo. Sì. Dov'è la mamma? È di là che sta parlando al telefono con altri clienti. Ok, vado da lei. Ok, concludiamo con 1000 portachiavi. E non ti preoccupare, tu manda la letterina che noi ti spediamo poi i regali direttamente il 25. Ok, sì, grazie, ciao ciao ciao. Non posso parlare. Federico? Sì, è ancora in linea. Ok, va benissimo, lo dirò a papà Antonio. Comunque tu se l'hai già inoltrata dovrebbe averla ricevuta. E Federico da Catania mi ha detto se per cortesia avete già ricevuto la lettera. Vai glielo chiedere a papà. No, ok. Ma cosa stai facendo? Sì. Ok, va bene. Ok, sì, dai, ciao Federico, grazie. Ciao ciao ciao. Io non ce la faccio più. La mia scatolina, la cuccetta magica. Sì, potò trasformare mamma Giulia figlia Chiara in elfi. Mi dovrà anche bastare per papà Antonio e figlio Diego. Saranno i miei elfi. Il nostro telefono sta impazzendo perché dobbiamo preparare tutti quanti i regali e siamo super incasinati. Allora, io comunque non ce la faccio più, eh. Io non è che ho la polverina magica. Se mi avesse trasformato in elfo, Babbo Natale avremmo potuto fare qualcosa. Invece adesso mamma Giulia. Sì, invece adesso mamma Giulia è super indaffarata. Non è che c'ho i poteri magici, perché se fossi stato un elfo magari avrei avuto i poteri magici e magari non avrei neanche dormito di notte. Invece io così, papà Antonio, aiuto! Io non ce la faccio, io non ce la faccio. E praticamente 6 ore ininterrotte. Papà Antonio, non ce la faccio. Sono 6 ore che sono al telefono. Pensa io che sono 2 ore qua che sto cercando di mandare tutti i più ordini possibili. Ok. Hai già avvisato Chiara e Diego per fare tutti la produzione? Mi stanno aiutando, stanno facendo avanti e dietro. No, però eccoli qua. C'è l'emergenza, non ci sono i laccetti azzurri. Allora, quanti laccetti azzurri? 2000. Non lo so. 2000 laccetti azzurri. Ok, allora, ascoltatemi. Io quasi quasi chiamerei Babbo Natale e gli chiederei un aiuto. Ecco, hanno suonato il campanello. Perché se lui ci trasformasse in elfi, noi non avremmo problemi. Assolutamente, saremmo veloci. Magari. In effetti, hanno proprio bisogno di un aiuto. Arrivo! Mamma magari. Mia, e continua pure vai, a fare. Vai, vai a aprire che io finisco. Ok, questo è fatto. Finalmente Babbo Natale, era ora, siamo in un'emergenza natalizia e tu te ne sei andato. Bene, venite tutti a casa mia che risolviamo il problema. Che cos'è? Vabbè, vai. Ma Papà Antonio! Ok, questo è fatto. Ma alla fine chi era? Giulia?
Giamma, ma cosa ti è successo? Come cos'è? Ti sei trasformato in elfo! Magia! Ma che cosa è successo? Ma io devo fare da mangiare! Io... ma chi sono ora? Ti sei trasformato in elfo! Vabbè, mi sembra che Babbo Natale ha fatto la sua prima magia. Andiamo a chiedere spiegazioni. Oh, ho fatto la prima magia. Ho trasformato mamma Giulia in mamma elfo. Ok, allora Babbo Natale, mi vuoi spiegare che cosa è successo? Cosa è successo? Ho fatto la mia prima magia. Ho capito. Ho trasformato te, mamma Giulia, in mamma elfo. Ok, sì, okay. E io mi trasformo in pure a me, Babbo Natale. Così almeno saremo tutti più veloci, più... Più elfi. Ma anche più bravi. Ma sei bellissimo! Sei ancora più bello di quando tu sei papà normale. Quindi, Babbo Natale, cosa sarebbe? Altra magia. Ho trasformato papà Antonio in papà elfo. Io sono mamma elfo e tu sei papà elfo! Sì! Sì! Almeno facciamo tutti i regali molto più veloci. Io però devo fare un sacco di cose perché io sono mamma elfo. Mi devo occupare delle renne che sono fuori in giardino. Certo. Poi devo preparare le torte di mele. Certo. Poi devo preparare un sacco di cose. Sì. E soprattutto il pranzo di Natale. Certo. Devo andare. Tutto super veloce. Io vado a preparare i regali. Ciao babbo. Ciao. Ma cosa è successo? Ecco. Mancate solo voi. A me non mi prenderai. Oh. Bella. A me non mi ha preso. Guardati dall'alto. In basso. Eppure smettila di saltellare. Se mi fai venire mal di testa. Oh, mi sa che ho sbagliato. Cosa ti ridi? No. Tanto sono più brava io. No, io. Allora, Babbo Natale, cosa dobbiamo fare? Qua dice di fare due libri, ok? Ok, perfetto. Cosa dobbiamo fare? Allora, due libri, ok? Aiuto. Cosa devo fare? Allora, qua dice... Vediamo la lista. Allora, due libri, ok? Uno il mistero di Madame Mistero e uno la notte di Sammy. Perfetto. Allora... Ecco, Chiara è diventata l'elfo chiacchierino. E Diego, l'elfo salterino. Oh, che guaio. Io vado da papà elfo e mamma elfa. Ok, mi fa venire mal di testa. Comunque, io non mi chiamo Chiara. Mi chiamo Elfo Chiacchierino. Perché mi piace cantare e fare i pasticci. No. Allora, cosa dobbiamo fare? Ok. Perfetto, è un regalo fatto. Macchiette macchiettine, super novità. Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mistero. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Oggi nevica. Nevica tanto. Oh, mannaggia! Rudolf la renna ha bisogno di mangiare. Devo preparargli assolutamente qualcosa. Allora, no, fammi pensare. Le renne sono erbivore e non dovrebbero essere carnivore. Se invece sono carnivore, magari vorrebbero la carne. Però secondo voi, sono erbivore o carnivore? Vabbè ragazzi, intanto prepariamogli qualcosa. No, le carote non ce le ho. E neanche un pezzo di carne ho. Un broccolo! Sì, io direi che il broccolo può andare bene. Io non gliela taglierei neanche, io proverei a tagliarla così. Quindi andiamo da Rudolf la renna. Rudolf! Mamma Elfa ha preparato il broccolino per... fare la pappa. Rudolf, adesso è pure arrabbiato. Ma cosa ci fai lì seduto, Rudolf? Rudolf, sto arrivando col broccoletto e non accetto scusanti perché il broccolo è molto buono. Rudolf, guarda mamma elfo che cosa ti ha portato. Non ti piace? Sei il capo delle renne, quindi tu dovresti dare il buon esempio a tutte le tue amiche renne. E invece che cosa fai? Fai il testone.
non ti piace il broccolo? Beh, in effetti bollito non è che è buonissimo. Io sono mamma Elfo, sono qua a tua completa disposizione. Quindi tu ordini, vabbè, anche se non puoi parlare. Qualcosa devi mangiare, devi essere nel pieno delle tue forze il 25, perché tra pochi giorni è Natale e Babbo Natale dovrà andare in giro per il mondo a portare un sacco di regali. Quindi cerchiamo di fare la pappa. Vabbè, dai, facciamo così. Vado a prepararti qualcos'altro. Devo dire che il broccolo bollito non è così buono. Quindi, vabbè, io vado a prepararti qualcosa. Tu ferma qua, non ti muovere e torno tra poco. We wish you a Merry Christmas! Ma come fai a essere così veloce a impacchettare un regalo? We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Mi puoi spiegare come hai fatto in così poco tempo? Papà Antonio, vieni per... non so niente. Papà Elfo, vieni un attimo. Ok, arrivo. Fatto, perfetto. Ma è super veloce. Sì, ecco perché. Brava, Chiara. È stata... Non è Chiara, lei è l'elfo. Brava Elfo, Chiara. We wish you a merry Christmas. Bravissima. Dai, super veloce che dobbiamo finire. Io ho capito chi è. Lei è l'elfo chiacchierino. Vero Babbo Natale che è l'elfo chiacchierino? Mm-hmm, proprio sì. Ed è bravissima. Stanno uscendo i prossimi libri. Ok, Chiara, no. Oh mamma, aiuto. Dai Chiara, Chiara, su, ti aiuto io. Quanti libri togli? Chiara, ecco, ti aiuto io. Vieni. No, quanti? Aiuto, sono finiti. No, quanti? Aiuto, sono finiti. No, ancora. No, aiuto, sono finiti. No, aiuto. Chiara, ti aiuto io se sei stanca. Ok, basta, sono finiti, vero? È vero! No! Quanti? Dammi la mano. Quanti? Non ci posso. Non sono finiti. Stanno per arrivare la Ciociurri. Ok, dai. Quanti ti arrivo, va? Ultimo libro della giornata. Ok, perfetto. Basta, ora vado a impacchettare tutto. Oh. Ci siamo? Sì. Io. Finalmente abbiamo finito questa giornata. Ok, Elfo Chiara, impacchetta bene tutto questo. Sì. Io comunque non pensavo che essere... Ma lui salterà tutto il giorno? Saltiamo tutti. Anche noi? Vabbè, ok. Santarino. Cosa dobbiamo fare? Sono soddisfatto di questa giornata. Bene, oggi è finita. Ci vediamo domani. Iscrivetevi al canale! Attivate la campanella. E lasciate un bel like! Ho ricevuto tante lettere di bimbi buoni. Mi raccomando, bimbi, mi raccomando. Siate bravi. Ascoltate i genitori, che tutto quello che vi dicono è per il vostro bene. Andate a scuola, studiate, perché vi servirà nella vita. Questo è importante. Il Natale non è soltanto un momento di doni, ma è un momento d'amore. Provate amore per tutte le persone che vi amano. Auguri da Babbo Natale. Sta ricominciando a partire! No! Sta scoppiando! No! Muoviamoci, dobbiamo essere veloci! Muoviamoci! È una lista dei buoni e dei cattivi. Allora, wow, quanti vedere. Nomi! Papà Antonio? Ma sei nella lista dei cattivi? Papà Antonio, come nella lista dei cattivi? Con il numero 3 entriamo. Esci immediatamente. Sì, mi avete beccato. Ci volevi rovinare tutto il Natale. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai, perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta. Iniziamo la ricerca con voi. Grazie a Macchietta tutto questo finirà. Insieme a Chiara Diego ritroverà. E noi saremo ancora tutti insieme, sempre felici con